E benvenuti in questo nuovo Vlogmas con Max. Siamo nella casa nuova, per la gioia di Max, stiamo facendo quasi un video al giorno, è vero Max? Tutti i mesi di dicembre così, yuppiù, evviva! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Il Pasqua. Poi facciamo i Pasqua vlog, vlog Pasqua a Pasqua, quindi non è scampo. Ti ho fatto il minestrone che ti piace tanto, però ti devi mettere il labello, cioè tutte le labbra schifose. Immagina, e tu volevi il minestrone, io ti ho fatto il minestrone come lo vuoi tu. Voglio che si toglie la fede. Ti piace il minestrone? E tu l'hai chiesto, io te l'ho fatto. E sei contento? Poi ti faccio un po' di coccolini, dopo. Prima il minestrone e poi le coccolini. Nuova postazione video. Guarda che bello, guarda. Guarda che bellissimo. C'ho anche il cavalletto shabby chic, l'ho comprato, è troppo bello. Col mio alberello, ecco qua, guardate com'è bello il mio alberello, guardate che ha fatto mio padre, guarda com'è bello, è bellissima la mia postazione, vero Max? È bella bella. Sto facendo il minestrone che piace tanto a Max, ho fatto questo qua perché per fare prima. Se mi vede mia mamma mi ammazza. Mia mamma giustamente dice che è preferibile tagliare le verdure e tutto ed è giusto. Però comunque ho trovato questa alternativa al supermercato che comunque è abbastanza sano e buono, anche se è surgelato, però non contiene nulla di aggiunto, soltanto le verdure ed sembra abbastanza buono. Però ci ho aggiunto anche dei piselli, appunto perché questo era solo verdure. Metto anche un pochino pochino di pomodoro. Pomarola, mi piace di più quando è rosso. Ti conosci? Super densa sta pomarola. Pizzichino di rosmarino per insaporire, pepe nero e finocchietto, dopo un po' d'olio a crudo e se si vuole parmigiano o pecorino grattugiato e voilà. Come rendere un minestrone banale qualcosa di molto buono e saporito. Crostini appena sfornati per il mio amore. Ho tagliato semplicemente il pane e l'ho messo nel forno con sale, pepe, olio, un po' di rosmarino e vengono così tutti belli, croccantinosi, super buoni, le zuppe, nel minestrone. A me piacciono tantissimo. È pronto! Ho sempre desiderato fare questa cosa. Dire pronto! È pronto! E vieni! Devi venire, si fa freddo! Sì, adesso lo metto e poi devi venire subito! Oh, quale bububu, vieni! E poi parmigiano, che non so come grattugeremo, vabbè. Hai visto? Non sto riprendendo. No, te l'ho visto che stai Ha trovato una posizione per la videocamera che riprende tutto. Primo forse. Buon appetito, amore! Buon appetito. Ho messo così il formaggio a scaglia, amore. La scaglia. Buon Buon appetito. appetito. Ah, buonissima, Max, davvero? Ho messo due crostini. Guarda, ti ho fatti i crostini dorati, io li ho fatti. Sì, ma secondo me hai messo lo zucchero. Fa. E tu non la senti dolce? Ma io non metto molto sale perché fa male, metto sale rosa, poco. E come sono questi crostini? Alla fine lo La regina dei crostini. Basta, basta, basta. Stiamo facendo il riposino, eh? Basta con questi video. Uffo. È ancora la febbre. No. Tutto pronto? Adesso mi giro questo video e poi dopo sushi, stasera serata sushi. Oh, fantastico, non vedo l'ora, io sono pazza di sushi. Mi piace questo rossetto rosso natalizio. Bellissimo, mia mamma mi ha regalato questo specchio. Che l'ha comprato tipo una mostra, una cosa così, l'ha pagato tipo 25 euro, ma è stupendo. E adesso ve lo deve fare tutto shabby chic.
Che bello, risparmiamo e godiamo con lo shabby chic. Dice, andiamo. I culo, ciao, ciao. E quindi che ci resta più che dobbiamo comprare? Tutto. Siamo rovinate, ma perché ci riduciamo sempre alla fine per comprare regali di Natale? Non lo so. Sti maledetti regali di Natale. Io li odio i regali di Natale. Vabbè, comunque dobbiamo comprare giusto dei pensierini perché quest'anno abbiamo deciso di non farci regali. Poi dice, ma lo sotto al labbro non mettiamo niente, compriamo un pensierino. E il problema è trovare quel pensierino, il traffico. Poi noi ci riduciamo sempre alla fine, quindi è un casino. Vabbè, comunque... Io qualche idea ce l'ho, a te cosa devo regalare? Tu cosa vuoi da Babbo Natale, Carlita? Deve dimmelo. Essere una sorpresa. No, facciamo prima, dimmelo, dai. Se no che sfizio ci sta, te lo dico. Infatti, lei ama le sorprese, veramente pure io. Dico molto spesso più una cosa piccola, però a sorpresa che bisogna scartarlo, giustamente. Però alla fine metti me nei guai perché non so cosa cavolo devo comprarti. Madonna, pure io non so cosa comprarti. Madonna mia, come si fa, ragazzi? È un casino. Belli questi vestiti. Ma non si vedono. Eccoli, troppo belli. Nemmeno uno. Oddio, no, ma guarda che bello. E stai facendo i video. Buonasera. Ma che è sta faccia? No, ma gli spaghetti non mi pigli, tutti pigli, sono migliorissimi. Sushi. Ma perché queste insomma lo uso? No, queste no. Dobbiamo insegnare la cultura giapponese. Questi li lavano? Sì, queste non sono usa e getta. Ci restituiscono i topi? Yes, le abbiamo chieste usa e getta. E allora che ci paghiamo? Oh, you can eat. Ma io, ma invece di farsi ridi, ma uomo insegnato, ma già vediamo. Non ci insegniamo, tu devi ordinare. Tu puoi dire pure portami tutto. Sì, sì. Portami tutto. Voglio roba per stabilire. Allora, io sono tagliatelle di riso con pesce misto e verdura. Ma chi sono sui cavoli? I cavoli. Ti piacciono questi cosi? Ma di soia sopra. Sì, sì, sono buone. Sono buone? Ma se sei soia di mezza cosa? Ma se sei soia? Se no sono stricchi, sono... Nome giapponese, odiuyo da giugiugiu. Vabbè, ma capite? Comunque il riso, pollo e un sacco di verdure dentro. Vabbè, come l'ho fatto io. Ma come stai mangiando? Che bacchetto o caforchetto? Non stai mangiando tu per mangiare? Oddio! Ma che... Siete la vergogna dei ristoranti giapponesi! Ma che fai proprio questo, mamma mia? Bellissimo! Questo è quello rice! Quale, questo? Sì! Questo sì che è buono! Ti piace questo? Vediamo com'è. Speriamo, dice. Buono, sangue. Allora, oggi ho fatto 40 vasche. 40 vasche, che significa? Spiegami. 20 andate e 20 ritorno. Mezz'ora di riposo ogni vasca. Eccola, la mia salsina piccante. Hai fatto pure Pilates, eh? Sì, sì. E come fa quella che fa Pilates? Yeah, fa! Ma quella si vede... 24.000 metri! Come? Come? Allungati! Allungati 24.000 metri su! Allungati 24.000 metri su! Vuoi fare un saluto a tutte le tue fan? Ex fan! No, perché si vuole bene! Devi dire ciao a tutti! Devono dire ogni giorno video di Paquito. Devono mettere tanti like a questo video. Se raggiungiamo quanti like, Nancy? Tu sei la vaga dei like. 5.000 like! Allora, subito 5.000 like, facciamo un altro video con Paquito, va bene Paquito? Meno di 5.000 no, niente. Li faccio. Che fa?
I taranni. Ah, i taranni napoletani con olio. Senza la spugna. Taralli sani, però buoni. Mamma mia, quei taralli che fa, sono troppo buoni, va bene. Oppure... torni con il botto, insomma. Oppure, aspetta che sta pensando. Guarda cosa, lo sa. Che devi fare, vai? Ho questa mania, ho questa sinceramente, ma poi io mi scordo pure che le caccia. Mi scordo pure taralli come si fanno. Biscottato. Ti puoi aprire un biscottificio, ti puoi aprire. Ma perché? Fatti un biscotto. Il biscotto blanco. Non riesci mai. Questa è la nostra. Ma non lo devi dire nel video. Devi perfezionare la ricetta. Ogni giorno, ogni volta faccio una cosa, aumenta la cosa. Biscotto blanco, ma non lo devi dire nel video. Fa wainello. Vabbè, comunque questa è la nostra famiglia normale. È arrivata un'altra portata. Buona. Sushi. Chi spazi? No, io no, Perché tu no? No, io a roba grullo. A roba grullo voglio. Che sei venuto a fare? Solo roba grullo. Solo roba grullo. Pasta e riso. E ti vai alla pizzeria di fronte, è meglio. E io le vinto. E io le vinto. La gettiamo a Davide Marinara fuori. La zuppa i cosi. No, hai detto meglio di sushi. Ma non posso mai una bella pizza. Tieni un mazzo di fiori, un mazzo di temaki. Tieni. A me quello col gambero più grande. Attiva. Pura, la tempura fritta di verdura. Prego. Ma chi? Ma sei venuta a pera? Un calongo di vasche. Ah no, ma chi no, deve aiutare la piscina? Ha fatto un sacco di vasche. Ma chi do? Ma tutte che ti... ma quante vasche hai fatta? Passate, fanno più poco. Mangi troppo, fai per... Ma 4, 40, non ho capito. 40. 40 vasche. Non c'ho delle sta fama. Quindi andate a vendere. Ah, vendi ne hai fatte allora. Com'è questa teoria sui giapponesi? No, giapponesi. Io orientati. Hanno tutti la pressione alta. Gli orientali hanno tutti la pressione alta. E perché usano questa... toppa sassa di soia. Sassa di soia che è molto salata. No. Tengono tutti la pressione alta. No, sono tutti pettiti. Se lo leggi dove? Coppa internet. È coppa internet. Orientali pettiti? Sì. Scrivi, orientali del... Duetto. Cioccolato bianco, cioccolato scuro. Sei pronta? Tutti pronti? Yeah! Che c'è? Finalmente di nuovo con il mio amorino. Che stasera sono andata a mangiare il sushi con i miei genitori e mia sorella, mentre lui ha fatto il cattivo perché è andato a fare una partita di pallone con i suoi amici e poi ha preso freddo, è vero? Ben ti sta, venivi con noi, cattivo! Adesso praticamente sta quasi morendo, io ve lo dico ragazze. E comunque adesso lo devo coccolare, mamma mia, sto scoppiando, ho mangiato come un porcellino. Un porcellino proprio, ho mangiato tanto sushi, anche il dolce, poi sono venuta qua, mi sono mangiata anche le castagne con luce, veramente sto scoppiando. E tu non ti senti male, piccolino, ti devo coccolare. Hai messo la crema viso? Non hai messo. Io ho messo la crema viso, la crema contorno occhi, beh ovviamente mi sono struccata sempre. Poi ho messo anche il burro cacao. Tu che hai messo? Niente.
Sei cattivo. La vuoi una camomilla calda? Te la vado a fare. Mamma, no, non ce la faccio. Voglio morire. Io non ce la faccio. Ma tu veramente fai? Tu tieni un poco di febbre. Devi vedere pure se la tieni. Comunque ragazzi, è troppo bello il nostro albero. Guardate qua che bella atmosfera. Sono proprio contentissima di averlo cambiato, di aver preso queste luci tutte sul giallino. Sono molto molto più belle. Fanno proprio un bel effetto. Guardate che bello. Odo, è troppo una bella atmosfera. Bellissime, con le mie super pantofoline e c'hanno anche le palline troppo bello. Buonissima.